stava per salire, quando ha citofonato, tu lo hai mandato a comprare le cannucce. Ma dove le trova le cannucce a quest'ora? Zitto tu, depravato! Appena finita la festa, la stramaledettissima festa, ve ne andate tutti mostri! Ma Ugo è solo un bambino, ha appena 3 anni. Se non fosse che a minuti arriva il direttore e gli invitati, lo ammazzerei! Che t'avevo detto? Simona, ti prego, non ti preoccupare, la festa è salva. Guarda, sembra un uomo travestito da gorilla, ma chi se lo fa mai a immaginare che è un gorilla vero? E poi, guarda noi due come siamo eleganti. Abbiamo fatto in tempo a preparare tutto, il buffet è pronto, la trovata del cannucce col direttore, un vero colpo di genio. E poi, Simonetta mia, abbiamo preso tempo, abbiamo fatto un piano con calma, ma non senti che pace? Sembriamo un presepio. Tu! Ti assicuro che al momento la situazione è sotto controllo. Tu, rovina della mia vita! Mostro! L'hai già detto. E non mi stancherò mai. Mostro, mostro e mostro. Sei stato a letto con un gorilla. Era una femmina e neanche siamo stati a letto. Solo rami e qualche foglia. E poi te l'ho già detto, Simona, e te lo giuro che non sono per niente sicuro di esserci stato a letto. Cioè, nel senso di dormire, sì. Però a letto nel senso che pensi tu, no. Io non sono sicuro. Io ho battuto la testa quando sono caduto nella trappola e mi sono fatto molto male e non ricordo quasi niente di quello che è successo laggiù a Tiruanda Biruanda. Tiruanda Biruanda! Il safari fotografico che abbiamo fatto con i soldi della mia promozione. E tu non sei sicuro di quello che è successo con la Corinthians? E questa bella feroce, come esce? Non è una bella, è buonissima. Anzi, secondo me è anche un po' stupido. Allora non ci sono dubbi sulla paternità. È sicuramente tuo figlio, Talis Pater. Simona, sii ragionevole. Stanno per arrivare i tuoi invitati. I miei invitati? Ah, i miei invitati? È un ricatto! Dillo chiaramente che mi stai facendo un ricatto. Stai dicendo che da un momento all'altro l'aiuto di questo energumeno e sicuramente di quegli altri due deficienti di Giovanni e Stefano puoi distruggere 10 anni di carriera professionale nell'agenzia Viaggio e Coraggio. Carriera che ci ha consentito di arrivare fino ad oggi senza dormire sotto i ponti. La mia credibilità, la mia serietà, la mia grinta, tutto sbriciolato dalla ghiotta notizia che sono la moglie del padre di un gorilla. Non sei la moglie. Tu non sei la moglie. Non mi hai mai voluto sposare. E tu quante volte me l'hai chiesto di sposarti? Quante? Di quante? 12. No. 27. No. 321? No! Una! Una sola? Sì! Una! E quante volte te lo dovevo chiedere? Mi vuoi sposare? Ho detto io. No! Hai detto tu! E io ho pensato che no voleva dire no. Che cosa vuol dire normalmente no? Vuol dire no? La stessa cosa di Nisba, Nich, Riedbabi. Quando uno dice no, dice il contrario di sì. E chi lo sta a sentire, se parlano la stessa lingua, capisce no. O no? Tu vuoi fare il furbo? Ma come voglio fare il furbo? Alla mia domanda testuale, ripeto. Mi vuoi sposare? Tu hai risposto no. E hai messo in mezzo anche l'argomentazione filosofica. Il matrimonio è un'ipocrisia. Perché due persone che si amano devono andarlo a sviperare in un ufficio comunale davanti a uno con la faccia?
fascia tricolore? Queste sono le parole tue. Ma è stato 12 anni fa. Ah, già, 12 anni fa. Oggi non vale più. Cioè, bisogna ridomandare. Ma dille queste cose, dille. A me che mi costa chiederti il matrimonio? Ma tu dovevi dirmelo solo se lo sentivi. E non la richiesta. Ma che ci sto a fare io qui da 12 anni? Ci stai a vivere. Perché non hai una casa. Non hai un lavoro. Non hai niente. No. Perché anche se è vero quello che tu hai detto, e non lo nego... E vorrei vedere con che faccia lo potresti negare. Io qui ci sto solo perché ti voglio bene. E quindi ti voglio sposare. Ma come facevo a sposarti se tu non lo volevi? Bisogna essere in dubbio. Ma se io sapevo che tu te lo volevi trattenere ogni anno, io lo avrei fatto. Simona, anche ogni 6 mesi. Anche ogni giorno. Anzi, cominciamo subito. Simona, mi vuoi sposare? No, no e no. Lo vedi? Tu adesso me lo chiedi solo perché io te l'ho chiesto di chiedermelo. Se io non ti chiedevo di chiedermelo, tu non me l'avresti chiesto. E non si chiede una cosa simile su richiesta di chi te l'ha chiesto se tu non gliel'hai chiesto. Si chiede solo se non te l'hanno chiesto. Ma chiesto che cosa? Ma di chiederlo, no? Simona, forse noi negli ultimi tempi abbiamo comunicato poco. Non so. Ho come l'impressione che parliamo due lingue diverse. Si capisce? Parli il corillese! Quello lo parli molto bene! Ma invece, poverina, parlo ancora questa lingua, ma non vede. Sono antica, arcaica. Tu hai pigiato sul pedale dell'evoluzione. Anzi, dell'evoluzionismo. Volevi l'anello mancante e l'hai trovato. Meglio, l'hai procurato. Il povero Darwin a quest'ora ti dovrebbe fare un monumento. Ma abbiamo chiuso. Appena finisce la sta maledetta festa, tu e il tuo anello mancante fate il fagottino e ve ne andate. Pronto? Pronto? È la porta, caro! Torna subito a posto! E direttore, mannaggia, ma perché mi sta succedendo questo? Certo, metti il disco, faccia lei! Tu non riuscirai ad ammazzarmi. Ma come hai fatto ad andare a letto con una gorilletta? Non lo so. Te l'ho già detto, Simona, che non me lo ricordo. So solo che Gillo, in fondo, mi ha salvato. Gillo, adesso siamo in Gillo. Gilla era una persona, era molto tranquilla, dolce, assomigliava a Ugo. Qualche volta si somiglia al padre e qualche volta no. Caro Ugo, sei stato fortunato. Pensa che invece Gilla qualche volta assomigliava anche a te, quando ci siamo conosciuti a quella manifestazione. A me? Ricordi?
Si manifestava per la pace, mi sembra. Tu eri bellissima. E inciampai nei lacci delle scarpe quando mi accorsi che mi guardavi. Certo che ti guardavo. L'avevo capito subito che dovevi essere un cretino. Portavi due calzini di colore diverso. A un certo punto, per seguirti, restai travolto dalla folla. In un attimo. In quell'attimo, decisi di salvarti. Se non intervenivo a tirarti fuori, saresti morto soffocato. Ti avevo appena trovato e già volevi sparire. Comunque, finché c'è vita c'è speranza. E quello che non avvenne 12 anni fa, accadrà fra noi. E per mano ci penserò che la festa finita. Assisterò. E poi mi portasti in quella soffitta dove stavi con quelle tue amiche. È vero. Laura e Paola. Non le sento più da anni. Laura voleva fare a me, ti ricordi? E Paola scriveva favole per bambini e romanzi da valore. Non ho mai capito come faceva a conciliare due generi. Però non riusciva a pubblicare. E allora collaborava con la lista di fotoromanzi Samantha. E se ne vergognava un po'. Che tempi! Io non mi sono ripreso mica ancora da quel trauma. Tre ragazze sole, emancipate, indipendenti. E tutti quei libri, dischi, manifesti. Noi a casa mia andavamo ancora con le pattine per non rigare la cera. 12 anni fa? No, no. Da molto prima. Pensa che io avrò fatto l'asilo e già avevo le pattine personali. Ma no! Dicevo la manifestazione. Il nostro incontro è stato veramente 12 anni fa. 12 oggi. Oggi è l'anniversario. Ma chi hai fatto i capelli? Niente. Ma come niente? Alla manifestazione erano biondi. Sì! Ieri alla manifestazione erano biondi! Stanotte, stranamente, sono diventati la sera. Una notte che è durata 12 anni! Ma che hai fatto, Alberto, in questi 12 anni? Dove stai? Ma ero qui, in questa casa. Sì, certo. Ma veramente, dove ti trovi? Adesso non saprei dirlo con altre parole, ma ti assicuro che ero qua dentro. No. Tu eri un'illusione. Eri un ectoplasma. Tu, veramente, qua dentro, non sei mai esistito. Ti, avanti! Che cosa hai fatto in questi 12 anni? Ma Simone, lo sai. Mi sono laureato, poi ho cercato lavoro, l'ho trovato. T'hanno licenziato? Ma che cosa hai fatto veramente in questi anni? Dove è andato a finire il ragazzo che portavi dentro di te? Ragazzo? Ragazzo che sei dentro di me? Non rispondo. Il dubbio è, sarò uscito stasera così per andare al bar con gli amici? O sarò uscito per sempre? Magari sei fatto una vita dentro qualcun altro. Un geometra. Forse mi ha lasciato pure lui. Ecco che cosa hai fatto in 12 anni! Il pagliaccio!
sarò stato il principe azzurro, lo riconosco. Ma per amore tuo ho fatto un salto generazionale mostruoso. Vengo da una famiglia piccolo borghese io, dove l'uomo è tutto e la donna lo deve servire e rimettere. Eppure ho fatto i piatti più volte di te qua dentro. Mi sono rifatto anche il letto. Malissimo, con tutte le pieghe del lenzuolo che si accartocciano sotto i piedi e sotto la schiena. Mi sono sempre anche lavato i panni personali, io. Con la lavatrice, comprata da me con i miei soldi. Anche il povero Ugo potrebbe farlo. E non dico il povero Ugo perché è quello che è. Se non fosse un gorilla, basterebbe già il fatto che sia suo padre per inserirlo in una categoria con handicap gravissimo. No! Dico Ugo in quanto depositario di una civiltà primitiva e silvestre non adusa agli elettrodomestici. Sì, lo so. Non sono cattivo! Non dirmi che sono cattivo! La lavatrice che abbiamo e che io ho comprato è la più automatica che esiste sul mercato. Anche Giovanni potrebbe farla funzionare con un dito solo. Non sarei dovuta mai venirti a cercare nella giungla quando ti sei perso. Il fatto è che ti volevo bene e invece ti avrei dovuto abbandonare alle fiere alla fame. Ma tanto anche lì ti saresti sistemato. Infatti avevi accalappiato Giglia, poveraccio. Fammi un po' di spazio nel giaciglio. Vedi questa casupola di liana. Fammi assaggiare un bocconcino io nelle tue valenze. Quanto sei bellina, Giglia. Sento già di volerti bene. E quella cretina ti ha creduto. Non la chiamare cretina. Non ti permettere più! E tu leva ti dimetti! Non lo trattare mai! Non lo trattare mai! Brutto bestione che non sia! Sono capace di alzare la voce! Ugo! Vero caro! Ugo? Povero caro! Chi è? Il disco! Andate, metti il disco! È lei, direttore! Sto arrivando! Venivo dalla lassù dell'appartamento, è così? Ma dove? Avevamo detto che lo facevamo passare per un amico travestito! Cioè, è sempre lì, direttore! Sto arrivando! Evviva il nostro direttore! Il primo invitato! Ma non c'è nessuno. Buonanotte, signorina. Le valigie. Quella spione di seppie senza bisogno. Pronto? Ah, è lei, direttore! Con i cannucci. Lei ha delle cannucce. Ah sì, certo, le porti, ci mancavano giusto le cannucce. La stiamo aspettando. C'è anche uno suo amico, un tipo eccentrico, un artista. Certo, stiamo preparando una gran festa. L'aspettiamo con piacere. Sarà qui fra 10 minuti al massimo. Ha trovato le cannucce. Non so dove, non so come, ma le ha trovate. Simona, che faremo? Che faremo? Offriremo da bere a tutti. Un po' di musica, due parole di conversazione. Ma ancora conversazione. Tira fuori le linee positive dell'altro.
Ma Simona, io dicevo che faremo dopo, noi due, che faremo della nostra vita. Quale vita? È finito tutto. Dopo la festa faccio le valigie e me ne vado. Ma come te ne vai? Questa è casa tua. Ah già, è vero. Allora te ne vai tu. E portati anche tu. Non è per cattiveria, ma lo sai che io figli non ne ho mai voluto. Figuriamoci quelli degli altri. Mi sono sempre imposta l'autocoscienza. Sarò un figlio sulla faccia della terra dove si spintonano 4,5 miliardi di disgraziati. E tu invece no. Questo dilemma non te lo sei mai posto. È vero? Tanto ci pensa la donna. Ci pensiamo noi che prendiamo le pillole che ci fanno scoppiare le tube di Fallopio. Il diaframma che ci riduce uno. Diaframma. Ah, correzione. Adesso volevo fare il professore. Il signor sa tutto e non perdono un semplice lapsus freudiano. Eppure di Freud ne dovresti sapere abbastanza, dato che due volte alla settimana dall'amico psicanalista ci vai tu ed io pago. Simona, non affondare il coltello nella piaga. Lo sai che ho fatto tanti concorsi e li hai persi tutti. Ma io non sono raccomandato. Perché io sono raccomandata. La tua è un'altra questione. Ma come un'altra questione? Sono 10 anni che lavoro senza raccomandazione. Ecco il punto. I 10 anni. 10 anni fa tu potevi sfondare solo col tuo talento. Oggi no. Oggi. Ma chi te l'ha detto? Le statistiche. Allora potevi cominciare anche tu 10 anni fa. Ma mi dovevo laureare. Ah, perché io non mi dovevo laureare? Va bene, va bene. Tu sei perfetta. Studi, lavori e prendi la laurea, tutto insieme. Io no. Io sono sempre stato quello di una cosa per te. E questa è quell'unica che sei riuscito a fare in 12 anni. Un bel cavolo! Che fragile. Simone, vogliamo telefonare a un veterinario? Così per chiedere se è una cosa possibile. Io ho dei forti dubbi. Ma come è potuto succedere? I cromosomi, i miei DNA. Vigliacco! Sfuggire alle tue responsabilità un'altra volta. Questo poveraccio non solo è orfano di madre, ma possiamo ben dire che non ha mai avuto un padre. Questo te lo proibisco, Simone. Non è questione di responsabilità. E che... come faccio io ad essere il padre? È vero che ha lo sguardo più umano di quello di Giovanni? Qualsiasi cosa ha lo sguardo più umano di quello di Giovanni. Perché mi fai del male? La verità ti fa male, lo so. Simona, siamo una svolta. Ah sì? Bene, ditemi dove state andando, così prenderò direttamente dalla parte opposta. Dove è andata a finire la ragazza della manifestazione? Prova a cercarla dalle parti da quel ragazzo, quello che conoscevi tu. Che cos'è questo? Porta o telefono? Io punto su porta, metti su di te. Pronto? Sì, sì. Sbagliato. Sì. Niente. È qui. Un attimo, lo passo. Importante, mi sembra. Ma non sarà mica il direttore che ha scoperto tutto e voleva proprio licenziarmi a tocco. La prova di che? Non lo so. Veniamo con un gorilla e tu cerchi un'altra prova. Sì, sì. Ispettore civile per l'ambiente, sezione paesi terzi. Sì. Certo che sono Alberto Rossi. Ma non quell'Alberto Rosso. Ah. Ho capito.
no. No, nessun disturbo. Un errore. Sì. È che io credevo... No, no, noi credevamo. Ma che è successo? Niente di grave. Si è chiarito tutto. Sembra che Ugo è nato in un circo. E 5 anni fa. Un disguido. E la camicia con l'iniziale? Il tuo orologio? È vero. Lavanderia là rapidissima. Egregio signor Rossi, dopo 3 anni in cui solo la nostra tradizione di serietà ci ha consentito di tenere questa roba in attesa che lei venisse a ritirarla, siamo finalmente riusciti ad avere un suo recato e le riconsegniamo il tutto. Una camicia che viene sporca e poco, un orologio non funzionante e delle foglie secche. Se lei non fosse in casa, il nostro incaricato lascerà il pacco davanti alla porta. Nulla è dovuto al fatto mio. L'abbiamo trovata dietro la porta. Ma insomma, che sta succedendo? Niente. Sembra che Ugo debba andarsene. Lo stanno aspettando qua sotto. Quelli dell'ispettorato non so come. Non hai nato. Da solo. Da solo? Che ne so. Non lo so. Tu lo lasci andare via così. Che devo fare? Ma non so. Fermalo. Parliamo insieme. In fondo è tuo figlio. E no. Basta. Ce lo dobbiamo levare dalla testa. Qui sta scritto che Ugo ha 5 anni. Ed è nato in un circo. Io in Africa ci sono stato 3 anni fa. Quest'Ugo qui non è quell'Ugo lì. Ma non eravate andati al circo tu e Giovanni 5 anni fa, invece di fare il concorso alle poste? Qua? Ma sì, quando me l'eri venuto a difendere la signorina. Sì, è vero. Ma che c'entra? Io non... Tu non! Quando si tratta di responsabilità, tu non! Vero? Ma Simona, mi sembra assurdo! Io ricordo di essere stato al circo 5 anni fa, forse. Ma ho soltanto innocentemente guardato uno spettacolo da lontano. E poi? Non c'erano neanche i gorilla, giuro! Ma dove è andato? Chi? Ugo! Adesso basta, signore. In fondo, chi è andato via? Un gorilla. Un gorilla che per un'assurda serie di circostanze è passato accanto alle nostre vite. È come una meteora, ne è uscita. E allora? Ugo non era nessuno. Né per te, né per me. Nessuno! Non era nessuno! Ugo non era nessuno! Ma poi in ogni caso fai decidere a me. Ero io il padre putativo, no? Ah, ed io? Tu che? Io non ero niente! Non lo so.
Non so che parentela ci possa essere fra la non moglie del padre putativo di un gorilla e il gorilla stesso. Quello che c'è fra un portaceneri è questa conchiglia. Mi hai sempre voluto escludere dalle cose belle della tua vita. Le cose belle della mia vita? Una tragedia esistenziale di portata biblica. Un caso sociologico che farebbe la fortuna di uomini senza scrupoli? Tu me lo chiami una cosa bella della mia vita? Alberto, è arrivato il momento di parlarci. Certo, ma per poter parlare ci vuole un momento tranquillo, per poter riflettere. Noi, per dirci tutto, abbiamo solo questo momento. Adesso, ma stanno per arrivare gli invitati. Non me ne importa niente degli invitati. No. No. Il direttore. No. Ma ti rendi conto che la prima volta che comunichiamo veramente da non so più quanto? Tu pensi davvero che ora la nostra vita potrà ricominciare come prima? Beh, io penso che con un po' di buona volontà, senza cercare il pelo nell'uovo, se ci mettiamo sotto a... No! Ah, non lo dici tu? Ma ti rendi conto che quello che è successo a me? Che questo ragazzo si è abbattuto sulla mia testa? Che cosa dovrei dire? È la fine di tutto! E il mondo si è messo a girare all'incontrario! Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Io no. Io sono maturo. E non faccio il pazzo come te. Io resto con i piedi per terra. E cioè? E cioè? Pausa di riflessione. Le cose si chiariranno. Lo cercheremo. Dove? Dove? In Africa. Dice che lo riportavano in Africa. E allora? E allora, Massimo. È una pazzia. Togliamocela dalla testa. È meglio. Non sa né in cielo né in terra. Sì, forse è meglio non pensarci. Brava, brava, vedrai, faremo tante cose belle. Un viaggio. No, no, un viaggio no. Magari una casetta nuova, e saremo sempre vicini. Io potrei prendere 15 giorni di ferie. Magari ritelefonare a Laura e Paolo. Forse loro continuano a fare le manifestazioni. Certo, ci sono tante, tante cose belle da fare. Potremmo andare dappertutto.
E vogliamo scusarci, anche se sembra stupido, ma non lo è. Vorremmo scusarci perché se noi non abbiamo dato quello che potenzialmente potremmo dare, è perché purtroppo siamo in quelle situazioni che voi conoscete tutti. Non abbiamo un teatro, non abbiamo luce sufficiente, non abbiamo tante strutture soprattutto che ci consentano di portare avanti questa attività, che noi qui la sentiamo veramente dentro e vogliamo affrontarla con tutte le nostre forze. Grazie.